Ciao polpette, come state? Adesso diamo il via a un nuovo hashtag come quello dell'altra volta, ovvero polpetta, ci sei mancata troppissimo, gossip girl XOXO, perché te ne vai ogni tanto, resta qua con noi. Adesso vi spiego perché me ne sono andata. Me ne sono andata e non me ne sono andata in realtà, cioè non registro da una settimana, però già veramente c'ho il cuore a pezzi perché mi mancate. Faccio questo video breve che non avrà un senso molto compiuto, soltanto per avvisarvi del fatto che... Oddio, ma io un faretto, potevo usare quel faretto per fare la luce nella videocamera. Io non c'ho parole. Cioè, veramente, mia madre c'ha il faretto a LED in giardino, non me ne ero mai accorta. Vabbè, abbiamo fatto una nuova scoperta insieme. Mi sento come Cristoforo Colombo al momento. Comunque, niente, appunto, volevo parlarvi un pochino. Innanzitutto vorrei fare una cosa. Sotto questo video vorrei che voi commentaste dicendomi come state, in modo tale da fare tipo una conversazione, in quanto ultimamente non sto molto bene, non sto facendo video. Però comunque vi rispondo, no? Vi rispondo nei commenti. Quindi non lo so, ditemi qualcosa, come state? Rispondi a questa domanda, tu che stai guardando questo video. Come stai? Apriamo un discorso così generico. Perché appunto non sto registrando perché mi sono frantumata al piede. In realtà non è che è ingessato, cioè mi devo mettere sti calzini di merda che io ho. Cioè, ci ho messo il dito sopra. Io non so che problemi ho, raga. Smettete di seguirmi dopo questa, ti si iscrivi. Comunque sì, mi sono messa sti calzini di merda perché non posso mettere quelli normali in quanto c'ho la luce tutto gonfio. Non mi chiedete come ho fatto. Mi ricordo soltanto che 3 settimane fa sono andata al cinema e ho cominciato a sbattere il piede contro una poltrona. Alla fine mi è saltata un'unghia. E mo è pieno di roba strana. Sangue ogni 3 secondi. Mi fa malissimo e è gonfissimo. Quindi lo sto curando e domani, se non migliora, prendo l'antibiotico. Però da ieri direi che è un po' migliorato. Perché vi assicuro, cioè questi giorni raramente riuscivo ad uscire, stavo sempre sul letto, cioè non riuscivo manco a venire qua a fare video, vi giuro. Comunque mi mancate e spero di guarire presto perché mi fa veramente malissimo. Sto già 3 settimane, basta che non mi amputano un dito perché sennò mi dispero, cioè perché mi fa paura, non per niente. Volevo comunque condividere con voi la mia felicità in quanto sta per arrivare la mia attrezzatura nuova, perché ho fatto dei nuovi acquisti. E mio padre, che adesso torna dal Giappone per qualche giorno, mi ha comprato una Canon che volevo da tempo. Lì le Canon si chiamano Canon Kiss, però sono alla fine equivalenti a quelle che sono qui. Ho comprato dei pannelli a LED per la luce, mi sposterò in cameretta perché non lo sapete, però vabbè, sono strana. La mia cameretta, io l'ho fatta qualche tempo fa, qualche anno fa, sì, 2 anni fa circa, ha le pareti tutte bianche con le note musicali perché io mi sono fatta tutto bianco perché volevo fare i video con uno sfondo bianco come fanno tutti, no? Cioè... All'epoca facevano tutti così, lo sfondo bello, bianco, uniforme. E a me sarebbe piaciuto appunto far venire nel video il muro che ho in cameretta. Però purtroppo, siccome la luce è de merda, ho dovuto aspettare anni e adesso finalmente mi arriva l'attrezzatura nuova. Quindi cercherò di utilizzare questi pannelli a LED. Comprerò anche un microfono per la Canon in modo tale che l'audio sarà anche migliore. Se ve ne accorgete, ma c'è un fruscio di sottofondo perché ogni tanto quando si muove, magari quando c'è vento, cose varie, è un po' un problema per me. Anche quando faccio video all'aperto c'è tanto vento e alla fine non si sente niente. Non sapete quante challenge io in realtà ho effettivamente registrato all'aperto e alla fine non ho potuto caricarle perché andavo a editare e non ci stava più la voce di nessuno, c'era solo il vento che faceva fuff fuff. E vabbè, una gioia nella vita c'è. Mi mancano soltanto i 3 piedi, a breve mi arriveranno i pannelli, adesso ordino il microfono e il primo verrà mio padre con la Canon. Quindi niente, sono felicissima perché davvero io voglio impegnarmi ancora di più su YouTube, mi mancate tanto, continuerò, ricomincerò a fare 2 video a settimana, vi chiedo soltanto di avere un minimo di pazienza perché mi fa malissimo il piede e perché vorrei tanto iniziare già dalla prossima settimana a fare i video in cameretta. Sarà un po' complicato iniziare perché non sono pratica, però vorrei provarci subito. E un'altra novità, vorrei ricominciare a suonare la chitarra, anzi in realtà iniziare basta perché non sono mai stata buona. Però nonostante ciò, quando mi arriva il microfono vorrei ricominciare, stavolta ricominciare sul serio a fare i cover. A voi farebbe piacere se io facessi cover, ovviamente non professionali perché sono sempre stata veramente poco poco pratica anche in questo, però amo cantare.
Per caso, Polpetto, c'è una canzone che vorreste sentirmi cantare o che credete che sia adatta alla mia voce? Pubblicate un commentino qui sotto con scritto il titolo della canzone che vorreste che io cantassi e vi chiedo anche di lasciare un like, un mi piace, di supportarmi perché sono veramente felice dopo 9 anni, letteralmente 9 anni, che ho usato in realtà cose scrause e in realtà non ho mai pensato che fosse così essenziale avere tutta una bella attrezzatura, però diciamo che l'attrezzatura è comunque una cosa in più che anche se io non credevo fosse indispensabile prima, volevo, cioè la volevo e basta. Io vi dico soltanto che uso veramente cose scrause, anche per editare uso programmi scrausi, quindi sono davvero felice perché so che da questo momento in poi cambieranno le cose, cambieranno i video, le impostazioni dei video. Inoltre vorrei cominciare a fare video riguardo i misteri, le leggende, i fantasmi e continuare, diciamo, la serie delle esperienze paranormali. E mi piacerebbe anche iniziare a fare gameplay, anche se non sono molto pratica, però ci voglio provare, non lo so. Ditemi se vi piacciono queste nuove idee, queste nuove iniziative. Ovviamente gli argomenti seri ci saranno comunque, questo non cambia. Cambia. Beh, se ama, lasciate un mi piace, iscrivetevi se non siete iscritti. Ricordatevi di pubblicare un commento qui sotto in cui mi dite come state. Ah, e se tu che stai guardando sei uno youtuber, per favore contattami in direct su Instagram oppure scrivimelo qui sotto, così vado a vedere i tuoi video. Perché sto creando un gruppo Telegram per crescere tutti insieme su YouTube. Vediamo come va. Mi sto inventando tante cosette, spero vi faccia piacere. Ciao!